Ciao amici, oggi un video particolare. Un amico Mirko mi ha chiesto di fare un breve video anche su questa parte, diciamo, del mio hobby. Io non l'ho mai fatto perché ho detto, ma chissà se è una cosa che può interessare, però magari a qualcuno interessa. Allora, questa è una stazione radio. È una stazione radio a onde corte, e non solo a onde corte, anche a onde medie. E poi abbiamo qua anche un apparato, diciamo, un VHF, che trasmette in onde molto corte. Quello che volevo farvi vedere oggi è questo. Guardate, ormai per qualcuno sarà una cosa, come possiamo dire, ancestrale, no? Un qualcosa che si faceva milioni di anni fa. Però dovete sapere che la telegrafia via radio si fa ancora, la utilizzano ancora, soprattutto i radioamatori, cioè noi. Allora, io non sono un grande telegrafista, neanche medio. Diciamo che un po' me la cavo, ho fatto l'esame, prima si faceva l'esame al ministero, perché voi sapete benissimo che per prendere la patente radioamatoriale o la licenza bisognava fare un esame presso il ministero delle poste e telecomunicazioni. Poi è stato tutto semplificato, quando l'ho fatto io, in quegli anni si faceva anche l'esame per la telegrafia, si faceva la trasmissione, la ricezione e ti davano anche un voto. Ed ero passato a questo esame, ok, avevo dato la telegrafia e poi qualche materia di elettrotecnica. Quindi molti di noi erano passati, anche perché se no non potrei avere queste radio. Quindi vediamo questo discorso appunto della telegrafia, molto brevemente, non la faccio molto lunga. Questo che vedete, guardate, è un cimelio storico che però è perfettamente funzionante. Ve lo faccio vedere da vicino. Immaginate che questo è un tasto telegrafico delle ferrovie meridionali sarde, cioè dell'azienda dei trasporti che, diciamo, era presente qua, tanti anni fa. Poi è stata assorbita da un altro ente pubblico, però questo è quello che usavano loro per trasmettersi le informazioni, cioè non avevano il cellulare, non avevano il telefono e usavano questo. O forse il telefono fisso ce l'avevano anche, però si usava anche questo. Allora, questo è un semplice, tra virgolette, interruttore, cioè blocca, chiude o apre più che altro il contatto di un sistema elettronico che è all'interno della radio. Questa è una radio, si chiama HF, che vuol dire ad alta frequenza. Ossia anche a onde corte, ma fa anche le onde medie, veramente fa anche la gamma delle onde cortissime, insomma fa un po' di tutto, ma questo lo vediamo magari nel dettaglio più avanti. E quindi stavamo dicendo, ma diciamo, esistono ancora le trasmissioni in alfabeto Morse via radio? Allora, guardate, adesso io sono qua sulla frequenza dei 14 MHz, la banda radioamatoriale parte da qua. Allora, parte dai 14 su questa banda, perché ci sono tante bande, parte da qua. Da 14 MHz, ok, e arriva a 14,350. Io oltre questa frequenza qui non posso andare. A sua volta, all'interno di questa fetta di frequenza ci sono, diciamo, gli allocamenti per i vari servizi. Allocamento vuol dire, come possiamo dire, un alloggiamento, ecco così, per i vari servizi. Quindi il servizio di telegrafia viene fatto normalmente sempre all'inizio della banda. L'inizio della banda possiamo intenderla così. Quindi da 14 spaccato, ecco qua, da 14 spaccato, fino, non so, 14, adesso non mi ricordo esattamente, ma diciamo entro i 14 e 100, ma sarà anche prima. Adesso vi faccio vedere cosa succede su questa, diciamo, fetta di frequenza. Qui ci sono già delle chiamate in telegrafia. Allora, c'è da fare anche un'altra distinzione. Quando sono molto veloci le trasmissioni, potrebbe essere molto probabile, quando sono molto veloci e molto precise, potrebbero essere dei bug, cioè non sono più dei tasti come questo. Possiamo dire che è un tasto manuale, ma sono dei bug elettronici. Un bug elettronico è un dispositivo che poi vi faccio vedere un'altra volta. Adesso cerco per una trasmissione specifica con il tasto telegrafico. Anche se devo dirvi la verità, piano piano stanno scomparendo perché ormai si buttano. Vedete questo? Questi sono velocissimi, probabilmente sono dei bug elettronici, non sono dei tasti. Vediamo se trovo qualcosa di più lento. Ecco, questo potrebbe essere, ma non è detto. Ecco,
E quindi abbiamo visto, insomma, che i radioamatori trasmettono ancora in alfabeto Morse. Potremmo anche controllare sull'altra banda, dei 21 MHz. Vedete, qua sono già impostate le varie bande radioamatoriali. La più bassa, ce ne sono anche più basse, però diciamo quelle più utilizzate in onde corte sono queste. Questa è la banda di 160 metri che corrisponde a 1,8 MHz. 1,8 MHz vuol dire che è la lunghezza d'onda di 160 metri, c'è una formula matematica. Vedete qua, 3,5 vuol dire 3,5 MHz, che corrisponde alla banda degli 80 metri, cioè l'onda è lunga 80 metri, e così via. Questi sono i 7 MHz che su questa banda, diciamo, normalmente trovi gli italiani, va bene, ma anche su queste. Poi diciamo che queste frequenze si usano in base all'ora. Più è bassa la frequenza, più si usano la sera, più alta la frequenza, più si usano il giorno. Qualcosa del genere, anche se non è una regola fissa. Però adesso, senza mettere troppa carne sul fuoco, perché ci sarebbe troppo da dire, vediamo un attimino come può essere una chiamata fatta col tasto normale, no? Col tasto Morse, eccolo qua, quello che vi dicevo prima. Guardate, qua ho già segnato la chiamata. La chiamata dei radioamatori, ma non solo, perché le chiamate in telegrafia sono codificate in tutto il mondo, anche nei servizi marittimi, quando c'erano, o aeronautici, si utilizzava sempre il codice Q. È un codice internazionale, riconosciuto a livello mondiale, e quindi lo utilizzano anche i radioamatori, e continuano a utilizzarlo. Questa potrebbe essere una chiamata, tipo, vedete? La chiamata avviene in questo modo: si deve trasmettere una serie di CQ, 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 che vuol dire chiamata generale. Una chiamata generale, io la butto lì sulla frequenza, chi riceve può rispondermi, il senso è quello. De, che significa da parte di, e questo è il mio nominativo. Questo è il mio nominativo, che poi vi farò vedere come suona. Anche il nominativo va fatto, va ripetuto un paio di volte. Poi la chiusura della chiamata bisogna trasmettere un paio di K. La K fa capire al corrispondente che ho finito di trasmettere e sono in attesa di ricevere. Ok, quindi vediamo come potrebbe essere più o meno. Allora, vi faccio vedere una cosa. Qui ho abbassato la potenza del trasmettitore. Vedete, RF Power. Se mette a fuoco sto bidone. Niente, non ne vuole sapere. Proviamo accendendo la luce. Proprio, ragazzi, è proprio un bidone, cioè, eccolo qua, eccolo qua. Allora, RF Power l'ho messa proprio al minimo, perché così non trasmetto, se no farei una reale chiamata, che potrei anche fare, però adesso per fare questo breve video esplicativo. Ok, allora andiamo, sperando di capirci qualcosa qua, come potrebbe essere una cosa del genere. Ok, adesso la trasmetto e poi vi spiego. Un secondo, perché devo anche tenere il cellulare. Quindi partirò proprio leggendo qua queste lettere. Un attimo, devo alzare il volume. Secondo, così vi faccio sentire. No, c'è qualcosa. Ah, devo mettere questo, così. Ok, vedete, quando va in trasmissione ce lo indica qua. Togliamo la luce. Togliamo la luce. Ecco, vedete, allora. Trasmissione, ok, però non c'è potenza, cioè non ci sono watt in pratica in antenna. Non sta trasmettendo effettivamente, però ci fa sentire lo stesso il suono. Quindi andiamo con la chiamata. Come potrebbe essere? Qualcosa del genere. Vedete, ho esattamente trasmesso quello che vedete qua. Questo suono, scusate, è una K che vuol dire fine delle trasmissioni, attendo la risposta. Ok? Va bene, continuiamo poi magari un'altra volta, andiamo avanti con la spiegazione delle funzioni di questa radio, che ne ha veramente tante e può essere un qualcosa che, insomma, può attirare l'attenzione di qualcuno. La prossima volta vediamo anche questa. Questa è la VHF, la banda VHF, sempre radioamatoriale. Questa è una vecchia radio nautica funzionante. Guardate, è molto bella e antica, però è, diciamo, ad uso marino nautico. Infatti è qua giusto per soprammobile. È una radio inglese, di fattura inglese. Vedete?
Made, c'è anche scritto Made in England. Ok, alla prossima, ciao.